confusione sul numero massimo di persone al ristorante. Il Ministero della Salute chiarisce il limite dei 4 posti, vale anche in zona bianca. Protestano le categorie, non risulta dalle linee guida. Intanto a Trieste è presentata una ordinanza antimovida. Ennesimo incidente mortale sul lavoro a San Vito al Tagliamento in zona Ponte Rosso. Un operaio di 38 anni è stato travolto dal muletto e ha perso la vita. Lascia moglie e 2 figli piccoli. Crisi nella maggioranza a Gorizia. Il sindaco non trova i voti utili tra i suoi per l'approvazione del bilancio. Se il documento non dovesse passare, il primo cittadino è pronto a dimettersi. Biblioteche del territorio protagoniste della nuova notte dei lettori, da quest'anno anticipata da una ricca serie di incontri dal 4 giugno fino al 9 luglio, data principe dell'evento. Sono appena 79 i gol segnati negli ultimi 76 incontri disputati dall'Udinese. Si fa ancora attendere la decisione in merito all'allenatore, che verrà presa probabilmente a cavallo del prossimo weekend. Oweyan passa allo Schalke. Buonasera a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento in diretta con il nostro telegiornale. Continua la ripartenza di tante attività economiche della nostra regione grazie alla zona bianca, in una giornata segnata da un po' di confusione sulle norme che riguardano soprattutto il settore dei bar e della ristorazione. Noi siamo andati a verificare come sta procedendo questa dinamica, la riapertura, la ripartenza di tante attività ed esercizi commerciali. In particolare siamo all'avio superficie di Osoppo, di Rivoli di Osoppo, insieme alla nostra Francesca Santoro. Buonasera Francesca. Sì, buonasera Valentina. Siamo appunto all'avio superficie per raccontare una storia di imprese virtuose che hanno deciso di unire le forze per reagire a questo momento di difficoltà. Il caso di GoTransfer FVG è appunto dell'avio superficie, quindi tutte società operanti nel mondo dei trasporti che hanno dato vita a una rete di impresa per soddisfare le esigenze delle persone che devono muoversi per lavoro o anche per turismo. Vediamo le interviste a Luigi Defensa di GoTransfer FVG e di Michele Marini, che è l'amministratore unico dell'avio superficie. Sì, diciamo che la GoTransfer è nata appunto per dare un aiuto a tutte le imprese del noleggio con conducente, perché abbiamo così notato di unire le forze e presentarsi per la ripartenza in maniera unita, in maniera di poter dare una garanzia di macchina e di servizio con un numero unico centralizzato alle attività di ripresa del turismo in Friuli Venezia Giulia. Di cosa vi occupate? Ma noi principalmente facciamo noleggio con conducente, abbiamo diverse vetture, raggruppiamo una serie di van, Mercedes, vetture di ogni tipo, anche tutto quello che è il trasporto dei disabili che oggi non sono presenti, ma abbiamo anche una grande flotta, un'azienda che ci supporta per l'aspetto del trasporto delle persone non abili. E noi trasportiamo tutte le persone che vogliono venire in Friuli per fare delle gite, l'incoming e le aziende, quindi siamo pronti a dare questo servizio alla regione. Non sono delle richieste soltanto del territorio, ma l'aeroporto qui a Osoppo accoglie visitatori anche dall'Austria, dalla Germania, dalla Svizzera e anche da tutta Italia. E quindi quando i nostri clienti atterrano, logicamente sono a piedi, e la collaborazione con un servizio come quello messo in piedi da GoTransfer era una cosa che serviva a noi, serviva ai nostri clienti per dare un servizio preciso, puntuale a chi atterra a Rivoli e collegarlo con tutta la nostra regione. Quale tipo di servizi fornite? Noi, allora, a parte fornire il ricovero per gli aerei privati dei piloti che abitano qui in regione, forniamo il ricovero logicamente degli aerei agli ospiti, abbiamo la scuola volo appena avviata, stiamo avviando un servizio di aerotaxi e degli taxi direttamente qui dalla via superficie per collegarla con tutta l'Europa. Quindi imprese che fanno sistema per reagire appunto a questo momento complicato e imprese anche enogastronomiche che decidono di festeggiare la ripartenza. Sempre a Osoppo stasera è stata celebrata con una grande festa la riapertura di un locale che avrebbe dovuto partire con la sua attività lo scorso anno, ma che la cui vita era stata complicata a causa del Covid. Presente a questa festa di inaugurazione anche l'assessore regionale
regionale Barbara Zilli e il sindaco di Osoppo Bottoni, in particolare l'assessore regionale Zilli, ha ricordato il grande impegno della regione per sostenere gli imprenditori che in questo momento di difficoltà decidono comunque di investire e hanno il coraggio di intraprendere delle attività. Vediamo le interviste e poi linea allo studio. Applauso quindi agli imprenditori che anche in questo momento complicato decidono di investire. Ci hanno creduto, hanno assunto 6 ragazze del circondario, dei comuni vicini, di Osoppo, dei comuni vicini, dando anche una mano, e sono iniziative importanti sotto tanti aspetti, e quindi ci teniamo molto ad essere qui presenti come amministrazione comunale e a testimoniare la vicinanza della nostra amministrazione agli imprenditori coraggiosi che nei momenti difficili ci credono. E oltre a tutti gli aiuti che abbiamo disposto, adesso ci apprestiamo a preparare la manovra estiva di assestamento con grandi risorse e risposte a tutto un settore produttivo coraggioso e chi ha partita IVA e sceglie ancora di investire in questo territorio, per la Giunta Fedriga è ovviamente oggetto di particolare attenzione. E quest'oggi l'ANSA ha battuto questa notizia, ovvero che nelle attività di servizi di ristorazione il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi. Lo ha precisato, dice l'ANSA, il Ministero della Salute, richiamandosi al DPCM dello scorso 2 marzo. Un limite quindi che resterebbe sia nelle zone gialle che in quelle bianche. Nonostante questa ANSA, sul sito del Ministero della Salute non c'è traccia di questa nota e sono già in sorte le categorie, come ad esempio Confartigianato regionale, che ha ricordato tramite il proprio ufficio studi che nelle zone bianche le linee guida non prevedono questo limite al servizio al tavolo. Si aprirà quindi un ulteriore dibattito su questo tema. Invece nelle vie del centro di Trieste dalle 22 alle 5 non si potrà circolare né con bevande in bottiglia in vetro né con alcolici, questi ultimi in qualsiasi tipo di contenitore. È invece ammessa la consegna a domicilio e il servizio ai tavoli nei locali. Così dice l'ordinanza Vetro Movida, presentata oggi dal Comune e dalla Polizia Locale durante un incontro in municipio. L'ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani 2 giugno e sarà valida fino al 30 di settembre. Chi non rispetterà i divieti sarà passibile di una sanzione amministrativa da 250 a 1500 euro. E dal Comune precisa che vogliono rendere ulteriormente la città vivibile dopo gli episodi di violenza avvenuti recentemente e che verranno utilizzati anche gli steward urbani che finora hanno svolto una funzione deterrente. L'ordinanza è valida in area pubblica o privata ad uso pubblico in varie zone del centro storico. Adesso invece parliamo della campagna vaccinale, operativo da oggi per tutta la settimana il nuovo centro vaccinale di Manzano, allestito nel palazzetto dello sport, previste fino a sabato 4.500 vaccinazioni con Pfizer o Moderna, e poi invece per la categoria 60 e 79 anni verrà inoculato il monodose Johnson & Johnson solo nella giornata sabato. Con le giornate previste a Manzano, ha detto l'assessore Riccardi, puntiamo ad elevare la percentuale al 38%. In linea con la media degli altri distretti. Vediamo. Vice governatore, oggi siamo qui al centro vaccinale di Manzano, sarà aperto da oggi a sabato, quali sono i numeri? Beh, una previsione di 4.500 persone con diverse tipologie di vaccini e anche di diverse categorie d'età. Questa sarà anche la settimana nella quale apriamo praticamente a tutte le fasce vaccinabili, quindi è una settimana importante e sono numeri importanti anche per quest'area che oggi ha un centro vaccinale a sua disposizione. Quindi un altro obiettivo centrato che ci deve far proseguire nel lavoro importante che abbiamo fatto fino ad oggi. Aspettiamo nel corso della settimana l'esito delle adesioni che ci può portare ad un risultato importante sul quale non dobbiamo fermarci. Dobbiamo proseguire, quindi credo che la prossima tappa sarà cominciare a entrare nella prossimità, quindi andare incontro alle persone facendo venire meno quello che è il grande sforzo degli hub che stanno raggiungendo la capacità di vaccinazione di massa che avevamo programmato.
E continua in tema vaccini la querelle che riguarda il dottor Amato De Monte, che si arricchisce di un nuovo capitolo. Quest'oggi il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Italiani ha inviato una comunicazione al Presidente e all'Assessore alla Salute della Regione per precisare alcuni punti relativi alla vicenda che coinvolge il dottor De Monte. In particolare l'Associazione Italiana condivide osservazioni del presidente della sua sezione regionale per Atoner a riguardo delle criticità verificatesi a causa dell'emergenza Covid-19 in regione e riguardo all'avvenuta sospensione del concorso pubblico per la nuova centrale operativa regionale dell'emergenza SORES, sostituito da un atto regionale emanato da autorità a favore del dottor De Monte, l'associazione si spaventa per il mancato rispetto di regole contrattuali di affidamento di incarichi pubblici soggetti a procedure concorsuali. E in riferimento anche a notizie mediatiche inerenti le dichiarazioni del medico che non si sarebbe ancora vaccinato perché aspetta un altro vaccino, l'associazione stigmatizza queste dichiarazioni che hanno il rischio di tramutarsi in un messaggio pericolosissimo per gli operatori sanitari ancora dubbiosi e per la popolazione in toto. Il dottore quest'oggi invece ha mandato una nota in risposta a tutte queste polemiche scaturite negli ultimi giorni, una nota tramite i propri legali, Giorgia Tripoli ed Elena Feresin, e ha annunciato di aver già dato mandato per l'avvio delle azioni legali a tutela della propria immagine a seguito della campagna da lui definita diffamatoria in atto nei suoi confronti, sia per quanto attiene la sfera professionale che per quella personale. Facciamo anche il punto sulla situazione dei contagi in regione e in Italia. In Friuli Venezia Giulia 19 i contagi di quest'oggi emersi con 6.097 tamponi, 5 le persone in terapia intensiva, 36 invece i pazienti negli altri reparti, un decesso in più rispetto alla giornata di ieri, 3.788 il totale dei morti. La percentuale di rapporti fra contagi e tamponi è dello 0,31%. Il tasso di positività dei test in Italia con l'1,1% odierni è il più basso dall'inizio della pandemia, o più esattamente da quando vengono conteggiati anche i tamponi antigenici, tamponi rapidi, quindi dal 15 gennaio scorso. Sono 93 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore, i positivi sono 2.483, in aumento rispetto alla giornata di ieri. Sono 989 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 44 rispetto alla giornata di ieri. E a proposito di numeri, facciamo i conti degli infortuni mortali in regione, un triste dato aggiornato dalla CGIL ad aprile, sono 6 già da gennaio alla fine di aprile le persone che hanno perso la vita durante il proprio lavoro, già una in più rispetto all'anno precedente, rispetto al 2020. 3 le vittime nella provincia di Udine, oggi però è stata la provincia di Pordenone a registrare un ulteriore infortunio mortale in una ditta di lavorazione di alluminio nella zona di Ponte Rosso, San Vito al Tagliamento. Il 38enne di Fiume Veneto, Marco Celant, è morto dopo essere rimasto schiacciato da una macchina operatrice. Vediamo. Ancora un infortunio mortale sul lavoro in regione. La vittima è Marco Celant, 38enne di Fiume Veneto, rimasto schiacciato da un macchinario. L'incidente è avvenuto stamattina in un'azienda di lavorazione di alluminio nella zona industriale Ponte Rosso San Vito al Tagliamento. Il malcapitato stava manovrando un muletto quando la macchina operatrice si è ribaltata schiacciandolo. Ricoverato nell'ospedale di San Vito in condizioni gravissime, per lui non c'è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario con ambulanza e del soccorso e i carabinieri. Muletto e area dell'infortunio sono stati posti sotto sequestro della procura. Un fatto così grave ci deve spingere a riaffermare il valore assoluto della sicurezza in ambito lavorativo, ha rimarcato il governatore Massimiliano Fedriga, esprimendo il suo cordoglio. È fondamentale, ha concluso il presidente, che la cultura della sicurezza diventi un bene prezioso da coltivare con scrupolo in qualsiasi situazione e contesto professionale. Scioccato e senza parole si dice il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie, tra i primi a raggiungere l'azienda. Questo dramma è ancora più sconvolgente,
perché questa giovane vittima, da quanto appena saputo, lascia la moglie e due figli. Ancora la cronaca con un'estorsione tramite Bitcoin a Gorizia, molestie a bordo treno all'altezza di Cervignano, poi risse in strada a Monfalcone e un paio di incidenti. Vediamo. La polizia postale di Gorizia, a seguito di un'articolata indagine informatica, ha denunciato un 37enne residente a Trieste responsabile di un tentativo di estorsione ai danni di una giovane donna. La vittima si era rivolta agli investigatori dopo aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto che le intimava minacciosamente il pagamento di 2 bitcoin, corrispondente a circa 38.000 euro, per mantenere il silenzio sull'attività di modella che la ragazza svolgeva su un sito erotico. La Polfer di Trieste ha denunciato per atti osceni un 57enne che a bordo di un treno regionale ha molestato 2 ragazze ventenni prima di scendere nella stazione di Cervignano. Approfittando della scarsa presenza di passeggeri a bordo, si è masturbato in loro presenza. A Carni invece è sanzionato un gruppo di ragazzi sul marciapiede del primo binario che, scherzandosi, rincorrevano e spintonavano, attuando comportamenti altamente pericolosi per la propria incolumità. Dopo diverse risse segnalate in strada nel fine settimana a Monfalcone, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle vicinanze dei locali in via Sant'Ambrogio, via Duca d'Aosta e via Serenissima. Complessivamente denunciati 6 cittadini italiani e 8 bengalesi, protagonisti di diverse zuffe. 4 locali hanno ricevuto un provvedimento di sospensione della licenza. Si tratta del Barotto, del Bar al Calicetto, dello Yuma Bar e del Bar ai Portici. Un imprenditore lignanese di 44 anni è rimasto ferito in un incidente accaduto stamattina a Lignano in via Tarvisio. All'alba, scontro tra uno scooter su cui l'uomo stava viaggiando e una Fiat Punto condotta da una donna di Cervignano. L'automobilista è rimasta illesa, mentre l'imprenditore è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero al Santa Maria della Misericordia. Ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Incidente a Polcenigo, in provincia di Pordenone, si è trattato di una fuoriuscita autonoma di un'autovettura lungo via Pedemontana. Le cause sono in corso d'accertamento. Il conducente ha perso il controllo dell'auto scivolando nel fossato a lato della strada per poi fermarsi contro un muretto di recinzione. Soccorso è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Parliamo ora del traffico. Ponte del 2 giugno e Corpus Domini sono i due ingredienti che faranno aumentare i transiti dei mezzi lungo la rete di autovie venete nelle prossime ore. Il primo banco di prova per la stagione estiva è previsto già domani, mercoledì 2 giugno, quando con la festa della Repubblica molti vorranno godersi una giornata nelle località balneari della regione e del Veneto. La concessionaria quindi ha previsto traffico sostenuto lungo la A23 in direzione nodo di Palmanova e sulla A4 in direzione Venezia. Traffico che diventerà particolarmente intenso nella giornata di giovedì 3 giugno, lungo le due direttrici, per l'arrivo dei turisti stranieri in occasione del Corpus Domini, festività molto sentita in Austria. I transiti dovrebbero calare nel corso della mattinata di venerdì 4 giugno, mentre nel pomeriggio è previsto un incremento dei passaggi, soprattutto in direzione Trieste, in coincidenza con il rientro dei mezzi commerciali dal nord Italia al centro-est Europa. Per consentire un flusso di veicoli più agevole, verranno attivati gli scambi di carreggiata necessari all'assesa dell'asfalto drenante nel tratto nodo di Palmanova e Gonars, dove è addirittura d'arrivo il cantiere della terza corsia. Inoltre, mercoledì 2 e domenica 6, dalle 7 alle 22, scatterà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Andiamo adesso a Gorizia, dove balla la giunta Ziberna, una dura mazzata infatti per il sindaco. È mancato il numero legale in consiglio comunale, rendendo impossibile l'approvazione del bilancio preventivo. A inizio prossima settimana si svolgerà un'altra seduta e se il rendiconto non sarà approvato, Ziberna ha detto di essere pronto per dimettersi. Vediamo. Sindaco Ziberna, il Consiglio Comunale non ha approvato il bilancio preventivo e mancato il numero legale. Cosa succede a questo punto? I numeri per approvare il bilancio c'erano in aula. È accaduto che la minoranza, eccezione fatta per il consigliere Portelli, insieme a quelli che media hanno chiamato i contras, ex della maggioranza nostra, non si sono connessi durante il voto e perciò hanno fatto mancare dichiaratamente il numero legale. Io sto pensando a tutto quello che adesso non sarà possibile fare fin tanto che non sarà approvato il bilancio, peraltro con la sua immediata esecutività, a cominciare dai centri estivi già nel mese di giugno, ma penso ai 75 cantieri tra il più piccolo e il più grande,
che stavano attendendo questo bilancio per poter le varie fasi, dalla progettazione fino alla realizzazione, la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, gli eventi, la stessa capitale europea della cultura con i finanziamenti che dovevamo appunto dopo il bilancio erogare al NGECT. Perciò è una mazzata per tutto ciò che è di competenza dell'amministrazione comunale. Ovviamente sarà a breve riconvocato il Consiglio con l'ordine del giorno soltanto il voto del bilancio e conto sul fatto che prevalga ovviamente rispetto alle logiche di partito, ai bisticci, agli sgambetti, prevalga il senso di responsabilità, perché io credo che i goriziani, la città di Gorizia, meritino questo. Le forze di opposizione chiedono da parte sua un gesto drastico. Se non passa il bilancio, assolutamente io immediatamente mi dimetto, nel senso che Gorizia non può tollerare mesi di governicchio. Perciò o si governa come abbiamo governato fino adesso, bene, perciò se dovesse capitare che non viene approvato il bilancio in Consiglio Comunale, immediatamente il sindaco Ziberna si dimette e si va al voto naturalmente nella prima finestra utile, che sarà in autunno. Agitazione quest'oggi nel settore del trasporto pubblico locale, anche in Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dello sciopero nazionale di categoria indetto dai sindacati dei trasporti. Agitazione proclamata per l'intera giornata nel rispetto però delle fasce di garanzia. Vediamo. Il perché di questa mobilitazione? Perché il contratto è scaduto da 3 anni, agli operatori del settore non viene riconosciuto nulla per questa vacanza contrattuale e anche in regione ci sarà un presidio a Gorizia di fronte alla sede del TPL Scarl FVG, in modo tale che sia anche visibile il malcontento che viene negli operatori. Nella giornata quali disagi si prevedono sul territorio? Al momento le stime anche dell'adesione dei lavoratori cosa dicono? Allora, per la data attuale chiaramente, fermo restando che vi sono le fasce di garanzie nelle varie ex province per quanto riguarda ogni azienda, vi è già una forte adesione dei lavoratori, si presume che lo sciopero funzioni molto bene. Ricordiamo nel dettaglio cosa chiedete come rappresentanti sindacali prioritariamente. Ricordiamo che è uno sciopero indetto da CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL. Esatto, chiediamo fondamentalmente che venga riaperta la trattativa per il contratto nazionale, ma soprattutto, visto anche le risorse economiche che sono state investite nel trasporto pubblico locale nella fase pandemica, che una parte di questi soldi finiscono anche agli operatori. Ci sono altre problematiche specifiche per il territorio regionale che vedete nel trasporto pubblico locale? Come a livello nazionale, anche in quella regione vi è una forte mancanza di autisti, dovuta soprattutto al fatto che il potere economico dei salari è purtroppo molto basso. L'ha visto cambiare molto nell'ultimo decennio, per esempio? È cambiato molto, ma soprattutto è cambiata la mobilità, i rischi che questi operatori hanno nel svolgere il loro lavoro sono molto elevati e il loro salario non giustifica tutti questi rischi. Questa mattina a Udine è stato presentato il programma di Aspettando la notte dei lettori 2021, un'anteprima dell'ottava edizione del festival che tra il 4 giugno e il 3 luglio presenterà molti appuntamenti dedicati a piccoli e grandi nell'attesa appunto della notte in programma tra il 9 e il 10 di luglio. Aspettando la notte dei lettori è l'anteprima e in questa anteprima partiamo con un ospite d'eccezione, il fisico Angelo Bassi, definito fisico ribelle dal New York Times. Sarà ospite delle scuole, poi della sua Coloredo di Prato. È a capo di un team internazionale di ricerca, sta rivoluzionando la quantistica e racconterà la sua ricerca alle scuole. E poi si parte con 3 sezioni. La prima è dedicata alle biblioteche, ai ragazzi che avevano tanta voglia di tornare a ritrovarsi con iniziative dedicate alla lettura proprio per loro, ospite ad esempio Chiara Carminati e tante belle iniziative nei parchi, i libri diventeranno viventi, gli alberi parleranno e poi una sezione molto ampia nel mezzo del cammin di nostra editoria, prendendo spunto ovviamente da Dante, abbiamo messo al centro l'editoria e quindi tutti quei libri che nel periodo del Covid non sono stati presentati a causa appunto di tutte le restrizioni
oppure quelli che non sono stati pubblicati. Allora, una sinergia di editori, ben 13 editori del Friuli Venezia Giulia, 10 comuni dei dintorni di Udine che ospiteranno presentazioni di libri e poi per finire altri incontri, uno con l'amore nella letteratura e il cinema con uno spettacolo teatrale di Giorgio Monte e poi un incontro madre figlia, poesia e musica in un reading poetico e musicale. Per finire appunto riprendiamo quella nostra figura eccezionale del fisico ribelle che tornerà nella sua Coloredo di Prato alla fine proprio della rassegna, quindi parte dal 4 giugno fino al 3 luglio e tutto questo per avvicinarci alla notte dei lettori che sarà il 9-10 luglio in una versione estiva al centro i lettori, la lettura e le librerie. Adesso passiamo allo sport con l'Udinese, ancora al lavoro per decidere a chi affidare la guida tecnica per il prossimo anno. L'allenatore sarà chiamato a lavorare soprattutto sul reparto offensivo dove negli ultimi due anni si sono palesate evidenti difficoltà a trovare la via del gol. Intanto Thomas Owoyan non è stato riscattato. Sono trascorsi 9 giorni dal termine del campionato e per il momento lo scenario legato alla panchina dell'Udinese rimane avvolto nei contorni dell'incertezza, almeno per i non addetti ai lavori. Trascorrerà presumibilmente ancora qualche giorno prima di giungere all'annuncio ufficiale, legato a dinamiche sia interne che esterne al club bianconero. Interne perché non si può prescindere da un incontro della società con l'attuale mister Luca Gotti per analizzare il percorso sin qui svolto e trovare l'intesa per portarlo avanti. Esterne, in quanto l'Udinese attende vigile anche gli sviluppi di quanto accade a Venezia, dove in serata la dirigenza lagunare e il tecnico Paolo Zanetti si siederanno attorno a un tavolo per analoghe discussioni. Non è più un mistero ormai che Zanetti rientri tra le alternative principali a cui l'Udinese avrebbe pensato qualora il rapporto con Gotti si interrompesse. Ecco allora che nell'eventualità in cui l'allenatore classe 82 rescindesse il proprio accordo con la formazione che ha appena traghettato in Serie A, non si escluderebbe il tentativo di portarlo in bianconero. Di certo per ora c'è che chi avrà in mano il timone della squadra nella stagione a venire sarà chiamato a mettere mano ad un attacco che da due stagioni a questa parte è il terzo meno prolifico della Serie A. La somma delle reti realizzate dai bianconeri negli ultimi due campionati, 79, è di gran lunga inferiore ai 90 gol dell'Atalanta nella sola annata 2020-2021, un dato che dimostra oltretutto le difficoltà avute nel riaprire le partite in cui l'avversario è andata in vantaggio o viceversa nel mettere al sicuro i tre punti dopo essersi portati sull'1-0. Ci sarà da lavorare in tal senso a partire dal primo raduno che scatterà a Udine con l'inizio del mese di luglio, ma prima di tutto c'è da sciogliere il nodo relativo alla guida tecnica. Intanto l'Udinese rinuncia all'opzione di trattenere in Friuli Thomas Owoyan. Sarebbe stato possibile solamente attraverso un acquisto a titolo definitivo dalla AZ Alkmaar, il club titolare del suo cartellino e che ora ha girato temporaneamente l'olandese allo Schalke 04. Vi ricordo gli altri appuntamenti su Udinese TV in questa serata. L'informazione ritorna in diretta alle 22.30. Alle 20.30 il TG News Veneto, mentre invece alle 21 di questa sera basket a Nord-Est insieme a Massimo Campazzo e ai suoi ospiti l'approfondimento dedicato alla palla a spicchi. Grazie per averci seguito, una buona serata.